adesso perché stiamo aspettando i protagonisti di Twilight. L'evento di oggi. Stanno arrivando in questo momento, stanno scendendo dalle macchine, non sappiamo se sono loro, ovviamente c'è grandissima attesa. Pensate che oggi non ci sarà la proiezione, ma ci saranno soltanto 15 minuti di proiezione. Questi 15 minuti di presentazione anteprima mondiale, delirio per questa trasposizione di una serie di romanzi che sono un successo planetario, veramente 5 milioni e mezzo di copie vendute in questi anni. L'ultimo romanzo, pensate, è uscito il 2 agosto, ha venduto 1.300.000 copie in 34 ore, un record incredibile, ha bruciato qualsiasi record precedente. Questa Twilight è la trasposizione del primo romanzo, ne sono poi seguiti altri tre, quindi il quarto è uscito, come diciamo, ad agosto, e siamo in attesa della regista Karen Hardwick e dei due protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart, una sorta di Romeo e Giulietta dei nostri giorni. Tempi moderni, è una storia che ricorda Una storia che ricorda molto da vicino quella di Romeo e Giulietta, solo che qui non sono le famiglie a non volere che i due si sposino, ma è la natura, perché uno è un vampiro e l'altro è un essere umano. E l'altro è un essere umano, quindi hanno questo problema di incrociarsi. Il vampiro dopo un po' gli sale, come si dice, il sangue al cervello quando sta vicino. È una ragazza. È una questione di incompatibilità di razze. Devo essere onesto, Pierpaolo, un pochino sangue al cervello. Guardando Kristen sale anche uno. Si chiama il protagonista? Edward è bella. Mi sa che sono loro, aspettiamo. È arrivata Kristen. Non la vediamo bene, io non riesco a vederla perché c'è un capannello di gente. Sì. Kristen Stewart. Da pochissimo i nostri microfoni. Radio Monte Carlo, la radio ufficiale.